Amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati nel secondo appuntamento con World Cup Story. Una volta a settimana ripercorreremo la storia dei mondiali di calcio, competizione che il 21 novembre prossimo in Qatar vedrà prendere il via la sua 22esima edizione. Proseguiamo il nostro viaggio con l'edizione del 1934. I mondiali sbarcano per la prima volta in Italia, dove la nazionale azzurra apre i trionfi dell'era Pozzo, acclamando il suo fuoriclasse Giuseppe Meazza, che diventa l'eroe della nazione. Contro tutti gli scetticismi, Jules Rimet ha messo in archivio la prima edizione del Mondiale in maniera convinta. Nonostante l'assenza della crema del calcio europeo, nessuno ha dubbi sulla legittimità del titolo dell'Uruguay, consolidato anche attraverso i precedenti successi olimpici. L'edizione successiva si sposta, come è logico, in Europa e viene assegnata all'Italia praticamente senza concorrenza, con una blanda candidatura della Svezia successivamente ritirata. L'organizzazione del Mondiale è una sorta di esame di laurea per la nomenclatura calcistica italiana, che, sostenuta dal regime fascista, ha puntato fortissimo all'inizio degli anni 30 sulla popolarità del calcio come strumento di consolidamento. La riforma del campionato ha visto nascere la Serie A a girone unico, che ha alimentato i campanilismi e la popolarità di uno sport in grandissima espansione. Nel 1933 il generale Giorgio Vaccaro ha raccolto il testimone di Leandro Arpinati alla guida della federazione, ma a portare avanti la macchina del mondiale ci sono l'avvocato Giovanni Mauro e l'ingegnere Ottorino Barassi, vere e proprie macchine da guerra. La cervellotica formula gironi della prima fase di 4 anni prima viene messa rapidamente in soffitta. 16 squadre ai nastri di partenza, si parte dagli ottavi di finale, solo eliminazione diretta. Al contrario della prima edizione, stavolta servono qualificazioni per stabilire le partecipanti. Deve affrontarle anche l'Italia, che viene però posta d'ufficio, senza sorteggio, a una giovanissima nazionale, quella della Grecia, battuta senza problemi. La squadra organizzatrice non può mancare. I grandi assenti stavolta sono i sudamericani. L'Uruguay restituisce lo sgarbo delle mancate partecipazioni di 4 anni prima, ma in realtà non riesce a gestire le polemiche sul professionismo, così come l'Argentina è costretta a mandare in campo una sorta di squadra B, con i titolari impegnati in pieno campionato, peraltro tra i più appassionanti di sempre. L'Italia viene da una preparazione al mondiale difficile. La sconfitta contro il Wunderteam austriaco, guidato da Hugo Meisl in panchina e con la stella Matthias Sindelar in campo, impartisce una dura lezione agli azzurri, battuti 2-4 l'11 febbraio 1934 a Torino. Il CT Vittorio Pozzo non sembra avere grandi alternative rispetto alle idee già sviluppate, con la pressione di giocare un grande mondiale in casa. Gli ottavi di finale si disputano tutti il 27 maggio in 8 città diverse, impensabile nei tempi moderni di spalmatura televisiva. Firenze, Torino, Napoli, Genova, Roma, Bologna, Milano e Trieste sono le sedi designate. Come previsto, gli azzurri vincono in goleada contro gli Stati Uniti, più Yankee rispetto alla squadra imbottita di scozzesi, che arrivò tra le prime 4 in Uruguay, con Schiavio in evidenza con una tripletta. Le partite sono ricche di gol, Germania, Ungheria e Svizzera rispettano il pronostico contro Belgio, Egitto e Olanda. La Cecoslovacchia batte in rimonta la Romania. La partita più bella è quella tra Austria e Francia, con il Wunderteam che vince 3-2 ai supplementari a Torino. Le sudamericane alzano bandiera bianca, l'Argentina B viene battuta dalla Svezia, più sorprendente il KO del Brasile dei fuoriclasse Leonidas e Armandinho contro la Spagna di Zamora, che vince 3-1 dominando in concretezza. I quarti di finale regalano grande equilibrio ed emozioni. A Bologna, Austria e Ungheria confrontano i rispettivi fuoriclasse, Sindelar e Sarosi. Segnerà solo il secondo, ma a passare saranno gli austriaci, vincenti 2-1, dopo una vera battaglia. Stesso punteggio per la Germania. Contro il Belgio era salito in cattedra il giovane bomber 19enne Edmund Konen con una tripletta. Contro gli svedesi a Milano è una doppietta di Homan a decidere la sfida. Il match tra outsider, tra Cecoslovacchia e Svizzera, lo vincono i primi, 3-2 con gol decisivo di Nejedli a 7 minuti dal 90esimo. All'Italia servono invece due partite a Firenze per avere ragione della Spagna. 1-1 nel primo match, segnato soprattutto dalle straordinarie parate di Zamora Martinez, costretto a saltare però la ripetizione.
L'Italia colpisce con una contestata rete di Meazza. Agli spagnoli non va giù un arbitraggio casalingo che porterà lo svizzero Mercè alla squalifica da parte della sua federazione. Gli azzurri però vanno avanti, un po' col cuore in gola. Il 3 giugno 1934 le semifinali emettono i loro verdetti. A Roma la Cecoslovacchia batte la Germania sorretta da una spina dorsale formidabile nel suo 11. Il portiere František Planička, il centromediano Kambal e il bomber boemo Oldřich Nejedlý, autore della tripletta che schianta i tedeschi battuti 3-1. A San Siro l'Italia gioca la partita più temuta, quella col Wunderteam che 4 mesi prima aveva fatto polpette degli azzurri a Torino. Quella tra Vittorio Pozzo e Ugo Meisl è una sfida tra gentiluomini e amici con la A maiuscola. Si vedono spesso sui campi di tutta Europa, masticando idee e calcio. Due personaggi straordinari ora costretti al faccia a faccia decisivo. L'Italia vince col suo stile. Guaita risolve un'azione furibonda e ancora una volta contestatissima, ma le proteste di Platzer e Sesta non servono. Il 10 giugno 1934 a Roma si gioca la seconda finale di Coppa del Mondo. L'Italia, a parte l'esordio contro gli Stati Uniti, ha affrontato sempre avversari pragmatici, superati con una difesa di ferro e qualche compiacenza arbitrale, va detto. Combi, Monzeglio, Allemandi, Ferrari Squarto, la diga italiana si rompe al 25esimo della ripresa, quando Puch porta in vantaggio la Cecoslovacchia e poco dopo Svoboda colpisce il palo che sarebbe valso il colpo fatale. Mumo Orsi, a 10 minuti dal 90esimo, cambia la storia su invito di Guaita. Gli oriundi salvano Pozzo, che chiede a Meazza, meno amato dai tanti colpi subiti, di agire largo da rifinitore puro nei tempi supplementari. Proprio lui, dopo 5 minuti, avvia l'azione che innesca ancora Guaita, che chiama a rimorchio l'idolo del Bologna, Schiavio. Gol del 2-1 che fa esplodere la festa. L'Italia arriva a Dama con qualche affanno, ma come spesso avviene, il primo successo segna la nascita di una grande squadra che alle Olimpiadi del 1936 e ai successivi mondiali francesi scriverà la storia. Storia che racconteremo però nel prossimo capitolo. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!